Un profondo minimo depressionario in arrivo dalla Francia andrà ad isolarsi e stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale, determinando un pesante peggioramento su tutto il nord, causato da correnti di scirocco che andranno ad impattare sulle Alpi, causando l'effetto Stau con fenomeni abbondanti e persistenti per più giorni. Il Vicentino sarà tra le zone più colpite d'Italia. Lunedì la giornata inizia con cielo coperto, nella tarda mattinata si affacceranno le prime precipitazioni. La neve cadrà dai 900 metri di quota, in calo nel pomeriggio 700-800 metri. Per quanto riguarda la giornata di martedì, giornata peggiore, forti correnti di scirocco andranno a provocare una situazione bloccante. Precipitazioni di forte intensità, soprattutto sull'Alto Vicentino, dove in 24 ore cadranno oltre 100 mm di pioggia. Quota neve in salita fino ai 1500-1700 metri, temperatura in aumento. Mercoledì, perturbato la mattina e il primo pomeriggio, ancora fenomeni persistenti, neve dai 1600 metri. A fine giornata terminerà questo lungo peggioramento che lascerà picchi di 200 mm di pioggia sulle prealpi e mediamente 150 cm di neve fresca sulle cime più alte. Per quanto riguarda la tendenza, giornate di pause dalle precipitazioni giovedì e venerdì, nel fine settimana potrebbe giungere sul territorio un'altra perturbazione atlantica.